Alberto Campailla di Link Coordinamento Universitario, che cosa siete venuti a fare davanti al Ministero oggi? Siamo qui oggi per presidiare, perché alle 10 incontreremo il sottosegretario Davide Faraone per parlare della vicenda del nuovo ISEE e del diritto allo studio. Questa iniziativa si inquadra in una giornata di mobilitazione nazionale studentesca indetta alla Rete della Conoscenza, che serve per mettere al centro, che prova a mettere al centro della discussione pubblica e politica il tema dell'istruzione e della formazione nel nostro paese. Questo avviene dopo qualche mese dall'approvazione della pessima legge sulla buona scuola, e avviene in un momento in cui nel nostro paese, per i studenti universitari, c'è una drammaticità enorme, e quella che ha a che fare con l'introduzione del nuovo ISEE. Infatti, dei dati in nostro possesso, che abbiamo denunciato da mesi, c'è circa il 25-30% di studenti universitari che l'anno scorso erano borsisti e quest'anno perderanno la borsa e tutti i servizi connessi al sistema di diritto allo studio. Questo è inaccettabile, e questo incontro di oggi e questa iniziativa di oggi, questa mobilitazione, che non è solo a Roma ma è che in tantissime altre città, da Catania fino a Trieste, serve per dire che bisogna intervenire subito per salvaguardare il diritto allo studio, per costruire una nuova università.